Sono Andreina Contessa e sono il direttore del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare e della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda le origini e la fondazione di questo luogo, si deve arrivare alla metà dell'Ottocento, quando Massimiliano d'Asburgo sceglie Trieste come città d'elezione e sceglie questo luogo per costruire la sua dimora, una dimora per sé e per la moglie Carlotta. Fin dall'inizio parte un progetto corposo che include la fondazione del castello a picco sul mare e la costruzione di un vasto parco. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'Italia chiede all'Austria, al governo austriaco, di restituire i beni che appartenevano a Miramare e lo Stato austriaco acconsente purché si crea uno spazio che sarà aperto al pubblico. Tutto questo dura abbastanza poco perché poi all'inizio degli anni 30 il Duca d'Aosta, Savoia, sceglie questa come sua dimora quando viene a dimorare in questa zona. Per quanto riguarda veramente la fondazione del museo in termini moderni, dobbiamo arrivare agli anni 60 del XX secolo, nei quali veramente diventa un museo statale che viene aperto al pubblico. E da lì non è mai stato chiuso ed è sempre stato uno dei luoghi più aperti e accessibili al pubblico perché non chiude mai, non ha neanche il giorno di chiusura settimanale. Gli archivi sono molto importanti perché qualsiasi progetto di riqualificazione, di restauro, deve partire dalle fonti storiche, deve sempre partire dallo studio. Quello che noi abbiamo e che si è rivelato particolarmente prezioso sono le antiche fotografie e gli antichi disegni e naturalmente la documentazione delle lettere indirizzate a Massimiliano, dalle quali è veramente interessante seguire l'evolversi, la nascita con tutti i problemi di questo giardino. Il giardino, quando io sono arrivata, era molto sofferente, aveva bisogno di una riqualificazione. Avrei potuto scegliere il giardino del Duca d'Aosta, che era quello che tutti conoscevano, oppure quello di Massimiliano. Gli studi hanno rivelato che il giardino di Massimiliano è molto più interessante dal punto di vista botanico, ma si rivelava anche molto più interessante dal punto di vista della sostenibilità, perché il fatto di scegliere piante provenienti dal Sud America, questo progetto di Massimiliano che voleva mettere insieme tutti i giardini del mondo, tutte le piante provenienti da luoghi diversi, ci ha portato a fare un progetto che prevedeva fiori e piante che hanno poco bisogno di acqua. Ripensare tutto l'insieme come un insieme è stato fondamentale. Noi sappiamo che tutta la costiera è di difficile accesso nel periodo estivo. E quindi l'idea è quella di potenziare gli altri ingressi al parco. Uno di questi è quello che connette il giardino con l'antica stazione ferroviaria, che si chiama proprio Miramare, che è una bellissima stazioncina dell'Ottocento. Quella era una strada assolutamente centrale e importantissima. Non si arrivava attraverso la strada, perché la strada praticamente non c'era, doveva essere una mulattiera o poco di più, si arrivava o dal mare, che era l'ingresso principale, oppure si arrivava da Vienna o da chissà dove, si scendeva alle ferrovie e da lì una carrozza portava a Miramare nel comprensorio in carrozza. C'è una sensazione che io credo ogni visitatore del parco e del castello si porti a casa ed è quella di una grande armonia. Difficilmente si trova un luogo nel quale la storia, l'arte e la natura si sposano in modo così felice. Questa armonia che noi percepiamo, che chiunque entra qui dentro percepisce, non è casuale, ma è frutto di un grande disegno, di un grande progetto originario. Di fatto il disegno era completamente artificiale, ma è stato studiato in modo che sembrasse naturale e questa sensazione di naturalezza è perfetta, è perfettamente riuscita, io credo.